L'assessore all'ambiente del Comune di Trani, Michele Di Gregorio, ha subito iniziato la sua attività calendarizzando i primi importanti appuntamenti. In questi pochi giorni di mandato, ha spiegato il mio assessore, grazie anche all'abnegazione dei dipendenti degli uffici comunali, possiamo dire di essere pronti a convocare tutti i gestori degli impianti di telefonia mobile, proseguendo così il lavoro avviato dall'assessore Tempesta al fine di procedere all'immediata revisione del cosiddetto PIC, il piano di insediamento comunale. Il nostro obiettivo è procedere quanto prima ad un attento monitoraggio dei livelli di inquinamento ambientale, atmosferico ed elettromagnetico. Imminente anche la convocazione del tavolo operativo, al quale parteciperanno Polizia Locale, ASLE ed associazioni ambientaliste, finalizzato a chiarire gli aspetti della fruibilità degli accessi al mare e degli scarichi abusivi, problematica già portata avanti dal sindaco Amedeo Bottaro nei primi mesi di lavoro con buoni risultati. Analogamente, l'assessore di Gregorio ha programmato il ripristino della fruibilità Pubblica di Villa l'implementazione del verde cittadino, nonché un'opera di pulizia straordinaria delle piazze della città di Trani.